siamo alla battuta finale, rush finale per la campagna elettorale. Come sta andando? Com'è andata, anzi? Ma è stata una campagna elettorale entusiasmante, dove per quanto riguarda Fratelli d'Italia abbiamo visto una partecipazione di pubblico che a volte ci ha financo sorpreso. Io ero ieri sera a Brescia e devo dire che tantissima era la gente che ha la passione, la voglia di seguire Fratelli d'Italia nel suo progetto. Abbiamo, come dire, la coscienza a posto, abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, candidati che credo che Fratelli d'Italia abbia fatto delle liste molto competitive, abbiano dato il massimo, per cui io sono certa che arriveranno degli ottimi risultati per quanto riguarda il nostro partito, che arriveremo in Regione Lombardia con una pattuglia di consiglieri naturalmente in crescita esponenziale rispetto a 5 anni fa, e quindi faremo una bella squadra intorno al presidente Fontana. Che non metterà a repentaglio l'equilibrio, la coesione? No, perché si vince con una squadra, non si vince da soli. È evidente che conteremo di più rispetto a quello che abbiamo contato sino ad oggi, perché io credo che supereremo i 20 consiglieri, addirittura forse 25 consiglieri. Lei sa che la politica sono anche rapporti di forza, di consenso, e quindi, ma non vogliamo farlo a discapito degli alleati, vogliamo fare una squadra che sia forte, che ci sia anche una giunta che metta al centro le competenze e che sia sfidante per fare quel programma che tutti insieme abbiamo scritto. Un nodo.